Buon pomeriggio ragazzi, oggi vorrei parlare di cose, cosa posso parlare? Del voto del 25 settembre. Facciamo che è fatino d'orzo, perché sennò si innervosisce già, pensando di andare a votare in Italia. Allora, io premetto che ho 50 anni, quindi non sono più un ragazzino. Si vede, no? Guardatemi. Si vede, no? Che sono vecchietto. Comunque sono sempre andato a votare, sempre, 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 sempre. No, questo non mi piace. Questo è più piccolo. Sono sempre andato a votare, incredibile. Puoi votare destra, sinistra, centro. Però ho capito che in Italia chiunque voti non cambia niente. Ok, qualcosa cambia. Le tasse aumentano sempre. Ti raccontano delle gran cazzate, scusate il termine, cioè sono abbastanza. I nostri politici, forse sarà così anche nel resto del mondo, non lo so, io vivo qui, però mi sembra di essere preso in giro ad alti livelli. Cioè, bollette della luce raddoppiate, tutto che cresce nei negozi, questi politici che ad ogni campagna elettorale ti promettono il mondo, che ti faranno ricco, ti faranno di qua, di là. Adesso ricco no, ho dato una cavolata, scusate, che aumenteranno la pensione del doppio, di tutto, cioè, cose incredibili. Poi si mettono a urlare, a parlare male dell'altro politico, che già questo fa schifo, infamare un altro. Ti parla di quello che farai te, degli altri non devi parlare. Però da noi è sempre stato così, parlare male dell'altro fa audience. Ok, comunque io devo andare a votare sti politici, che alla fine sono sempre gli stessi, disonesti, ad alti livelli, che hanno solo pensato al loro stipendio, alla loro poltrona, alla loro carriera e non hanno mai pensato all'Italia, al bene dell'Italia, al mio bene, al vostro bene, non ci hanno mai pensato. Io devo andare a votare? Non ho una gran voglia di andarci. Penso che andrò al mare quel giorno, se ci sarà una giornata di sole andrò al mare, però non voglio dire che non dobbiate andare, voi andate, io non vado.